Ciao a tutti cagnacci e benvenuti in un nuovo video. Sono qui per parlarvi di un episodio che ho visto che su Facebook è stato molto condiviso, quindi io voglio lucrare, fare big money sui ciccioni, quei merdosi che devono essere rinchiusi in un cassetto. Sto scherzando, anch'io sono abbondantemente in sovrappeso, sono alto 1,78 e peso 96 kg, insomma, magrissimo non sono, quindi cari colleghi ciccioni, io sono qui con voi. Ma non è questo di cui volevo parlarvi, non sono le mie misure, non sono i miei numeri. Sono qui per dire che questo episodio di cui sta discutendo la rete, adesso vi dico cosa è successo, è un episodio che secondo me intorno al quale c'è tantissima ipocrisia e soprattutto un atteggiamento sbagliato da chi commenta questo episodio. Cosa è successo? Una ragazza obesa su Instagram ha fatto una foto di se stessa in bikini ed è qualcosa sicuramente che non è apprezzabile a livello estetico e Instagram ha rimosso il suo account dopo avergli rimosso le foto. Molti dicono: ma come? Allora non si ha diritto ad essere grassi? Le uniche che devono andare sui social network sono le magre, quelle che hanno un fisico da modella. Io penso che non si tratti di questo. Penso che si tratti di una questione che secondo me Instagram in prima battuta, quando aveva bannato questa ragazza, aveva fatto bene a tenere da conto, cioè che essere obesi non è salutare, essere grassi non è salutare. È una cosa che fa male alla salute, è una cosa che non ti fa star bene, soprattutto nel tempo, e alla fine diventa un costo anche per la sanità. Andate in America, ma soprattutto anche in Italia, quante malattie derivanti dal sovrappeso poi pesano sulle casse dello Stato. Quindi è una questione che riguarda tutti noi, non solo la ragazza e solo Instagram. Questo parlando in termini di macroeconomia, potremmo dire così. Però è partita una specie di campagna di solidarietà perché la gente ha bisogno di sentirsi buona. Ecco, io non sto dicendo che non si abbia il diritto ad essere grassi, anch'io lo sono fondamentalmente, 96 kg, 1,78. Io ho il diritto di vivere la mia vita come voglio, c'è chi ha il diritto di drogarsi, no? Perché la vita è sua, c'è chi ha il diritto di bere, c'è chi ha il diritto di stravocarsi di cibo, non stiamo parlando di quello. E ovviamente quando c'è una persona grassa, quando si è grassi, non è una cosa per cui sicuramente fasciarsi la testa, non è una cosa da vivere, gli altri non devono far vivere al grasso questa sua poca salute, questa sua condizione di poca salute, ma soprattutto il grasso, ok, mi ci metto anch'io, non deve fasciarsi la testa, deve capire che la sua salute non è buona per la sua salute, quella condizione, deve migliorare, deve fare degli sforzi, e io ci sono dei periodi in cui oscillo, dove mi rimetto bene, poi mi faccio prendere, non lo so, passano dei periodi dove esco di continuo, sto sempre in giro a cena, eccetera, riprendo chili, eccetera, eccetera, ecco. Però so che non mi fa bene, so che non devo andare certo oltre un certo limite. Non sto parlando dei bulimici o di quelli che sono costretti a mangiare, che lo sentono come necessità patologica, ok? Sto parlando proprio di chi è obeso in seguito all'alimentazione, lo stile di vita che fa. E quindi io sono molto d'accordo affinché Instagram non lasciasse questa ragazza sul social, anche perché ha fatto partire, adesso che è tornata, una specie di campagna di orgoglio degli obesi, come se essere obesi, essere ciccioni, fosse un orgoglio. Va bene sentirsi sicuri di se stessi, ok, oltre al proprio aspetto fisico, va benissimo. Non credo serva una fotografia o mettere sui social o farsi vedere da tutti quanti nelle proprie morbide forme, no? Ok? Anche perché io non capisco, quando questa cosa è stata fatta a un'obesa, ok, a una persona grassa, si è mobilitato il mondo. Ma voi lo sapete ad esempio che Tumblr, se voi cercate l'hashtag skinny, ok, quindi magro, magrissimo, non lo trovate perché Tumblr ha bandito la parola? Perché anche la troppa magrezza non è salutare. Ok, qui non si sta condannando l'essere troppo magro, l'essere troppo grassi, si sta dicendo che siccome i social diventano comunque una vetrina, tanto quanto è stata solo la TV per tanto tempo, può scartare qualsiasi spirito di emulazione anche in qualcuno, potrebbe dire: attenzione, quella ragazza è grassa, è orgogliosa di se stessa, porta avanti questa crociata. Io
Io ci penserei bene prima di applaudire al coraggio di questa ragazza, ok? Se tu vuoi cercare la fiducia in te stessa, vuoi fare questa cosa qui, organizza delle sedute, non lo so, qualsiasi cosa, ma secondo me non è salutare. Un Tumblr, ad esempio, banna anche l'hashtag blood. No, non è che lo banna, se voi scrivete sangue, ad esempio, ok? Ti mando un messaggio Tumblr che dice: attenzione, se hai dei problemi di questo tipo, rivolgiti a un dottore, a uno psicologo, eccetera. Quindi c'è un'attenzione da parte di social network sull'autolesionismo, l'eccessiva magrezza. Non vedo quale sia lo scandalo di Instagram che sceglie una strada come quella di tutelare la salute pubblica non mostrando esempi di malattia. Perché, ripeto, essere grassi, essere obesi non è salutare. Tutto qui. Spero che non vi arrabbiate per le cose che ho detto, anche perché sono un collega ciccione, ok? Ciao a tutti cani, alla prossima.